Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili radioascoltatori, buonasera, sono le 19.03, questa è Radio Science TV, ai microfoni Massimo Bonella per Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Dunque, trasmissione di approfondimento giornalistico a frequenza settimanale, che a breve dunque inizieremo. Prima un breve cappello, diciamo, per quanto riguarda le informazioni del giorno. In primo piano, IKEA, il giudice di Milano ha respinto il ricorso della mamma lavoratrice licenziata da IKEA, che riteneva il licenziamento discriminatorio e chiedeva il reintegro e il risarcimento del danno. Per il giudice i comportamenti dell'ex dipendente sono stati di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e consentono l'adozione del provvedimento disciplinare espulsivo. La donna, separata con un figlio disabile, aveva accettato il cambio reparto, ma si era presentata al lavoro alle ore 9 anziché alle 7. Dunque, ci spostiamo adesso in Francia, perché ci sono scontri in migliaia contro la riforma dei treni. In contemporanea col primo giorno di sciopero dei treni che ha paralizzato la Francia, diverse migliaia di manifestanti sono scesi in strada a Parigi per protestare contro la riforma ferroviaria voluta dal presidente Macron. Dunque, al corteo si sono uniti anche gli studenti in solidarietà ai ferrovieri in lotta. Momenti di tensione tra gendarmi e individui incappucciati che partecipavano alla marcia, danneggiamenti e scontri. Veniamo ora a una notizia che è rimasta in primo piano per diversi giorni, riguarda sempre la Francia, o meglio il confine, un po' la zona frontaliera. Come sapete c'è stata un'irruzione francese nei locali della stazione italiana e dunque vediamo come riporta la notizia la testata Torino Today. Quindi il titolo è: irruzione francese nei locali della stazione italiana, incidente diplomatico, invasione non autorizzata. Tensione tra Italia e Francia dopo che la sera di venerdì 30 marzo 2018 una pattuglia di agenti della Douane Transalpina ha fatto irruzione in una saletta dedicata all'assistenza nella stazione di Bardonecchia allo scopo di controllare un nigeriano sospettato di essere un corriere della droga. L'uomo arrivava da Parigi ed era diretto a Napoli. Nel locale è stato sottoposto all'esame delle urine, che non avrebbe potuto essere fatto sul convoglio. L'esito dell'esame è stato negativo e l'uomo è stato lasciato libero di proseguire nel proprio viaggio. In disuso dal 2006 la saletta è stata concessa dalle ferrovie al comune, che con fondi della prefettura vi finanzia attività di mediazione. Tra coloro che vi operano c'è anche l'organizzazione non governativa Rainbow 4 Africa, che si occupa di seguire le vicende dei migranti che arrivano da quelle parti con lo scopo di tentare la traversata tra le montagne. È stata una provocazione ignobile, sostengono i componenti di quest'ultimo sodalizio. I doganieri francesi non hanno avvertito la controparte italiana, come invece richiederebbe la prassi. Questo ha scatenato le proteste del Ministero degli Esteri, che ha parlato di comportamento inaccettabile e ha convocato l'ambasciatore del paese vicino. È stato addirittura notificato alle autorità transalpine il divieto di ingresso autonomo in territorio italiano se non espressamente autorizzati. Tra coloro che protestano anche il sindaco di Bardonecchia, Francesco Abato. Dunque, questo un po' vi ho fatto la sintesi di come la testata Torino Today ha riportato la notizia di questo incidente diplomatico tra Francia e Italia. Dunque, vediamo, prima di dare la linea alla a Pordenone, che vedo già pronto Alviano Appi con il suo ospite, dunque vi segnalo sulla nostra testata pianetaoggitv.net in
taglio primo, due settimanali molto interessanti. Il primo è speciale Bosnian con Amnesty International, c'è l'intervista all'artista Gianluca Mancuso, a seguire Anna Pillon, presidente di Amnesty International di Montebelluna, Lara Brodignone, presidente di Amnesty International di Treviso, in collaborazione con il circuito interregionale RTV e con RST Radio Saiuz TV. Poi subito l'altro speciale, sempre all'interno del settimanale Pineta Oggi Report, è quello che va sulle, per capirci, sulle televisioni terrestri e radio in FM stereo, dal titolo speciale Foibe 4, perché è il quarto di questi speciali che abbiamo fatto, e qui c'è la praticamente la cerimonia che si è tenuta a Marghera, Venezia, con l'intervista al prefetto di Venezia. Poi un articolo scritto da Giovanni Snaolin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva multimediale, dal titolo Il mito dell'Europa unita. Dopodiché abbiamo ricordato degli appuntamenti molto importanti, andati in onda sulla televisione nazionale Focus TV. Degli appuntamenti, dicevo, interessanti, altresì importanti, prodotti, sono delle produzioni di Sidonia Production, sono andati in onda domenica 1 aprile, dove praticamente si è parlato di Maria Maddalena, i segreti rivelati, poi alla ricerca del volto di Gesù e i misteri del Santo Sepolcro. Infine vi segnalo anche, visto che ormai abbiamo, così completiamo fino in fondo i settimanali che sono all'interno della homepage di Pianeta Oggi TV, la presentazione del libro Quel terribile 92 di Aaron Pettinari. A seguire ci saranno anche le interviste agli Our Voice, sempre in collaborazione con Radio Saius TV. Poi ci sono degli articoli di Antimafia 2000, molto importanti, che questi veramente, ecco, vi segnalo, vi invito caldamente a leggere. Il primo si intitola Caso Moro, gli assassini di Stato liberi e arroganti, di Giorgio Giovanni, direttore della testata Antimafia 2000. Poi ancora Nando dalla Chiesa, l'indicibile patto attuale tra lo Stato e la mafia, sempre di Giorgio Bongiovanni. E infine Omicidio manca? No, grazie, per l'antimafia è solo una morte per droga, scritto da Lorenzo Baldo. Dunque, 19:10, non mi resta che girare subito la linea a Pordenone, dove è collegato al piano api dell'associazione culturale Il Sicomoro, col suo ospite, che qua ce lo presenterà, un ospite importante. Dunque, a te, andiamo, prego. Grazie, grazie Massimo dello spazio che ci date sempre e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Oggi ho pensato di invitare, visto la vicinanza con la Pasqua appena terminata, per l'argomento che avevo intenzione di trattare, Pier Giorgio Riva, ricercatore, studioso di attualità, ma anche di archeologia misteriosa, di corsi, di presenza extraterrestre, da ricercatore studioso da oltre 30 anni, autore di documentari che hanno trovato spazio sia sulle reti Rai, su Mediaset, vincitore di premi, di riconoscimenti internazionali, persona di spessore con cui discutere e presentare i temi ai nostri ascoltatori questa sera. E il tema che vorrei presentare questa sera, intanto grazie per essere intervenuto, grazie. Ciao Alviano, grazie a voi sempre dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono sempre felice di poter parlare di questi importanti argomenti che sono tanto di attualità nonostante il pubblico massivamente non si renda conto dell'importanza, perché questa presenza esterna che sorvola i nostri cieli non è considerata nei consessi dove si discute di politica internazionale, di crisi del pianeta, della società e così via. Esatto, ecco, guarda, io partirei da una considerazione di questo tipo. Lo sviluppo tecnologico dell'umanità, diciamo così, nell'ultimo secolo,
E in particolar modo io direi che ha attinenza con il tema che tocchiamo questa sera, la conquista da parte dell'uomo dell'aria, fino a riuscire ad inviare uomini sulla Luna, ma anche satelliti attorno al pianeta, sonde fino ai confini del sistema solare. Diciamo che questo sviluppo ci offre la possibilità di rivisitare alcune pagine dei testi sacri, in particolare la Bibbia e i Vangeli, ma non solo, voglio dire, con traduzioni e comprensioni, diciamo, di alcuni fatti che vengono descritti, comprensioni diverse da quelle che finora sono conosciute. Certe pagine oggi, grazie a questo sviluppo, si possono tradurre in modo diverso. Allora, io partirei con te quasi dalla giornata di ieri. Ieri era il lunedì dell'angelo. Sì. Allora, che cosa è successo 2000 anni fa circa in questa giornata e come possiamo vedere quella figura, tradurre quella figura anche legata ad altre pagine del Vangelo della Bibbia in modo diverso? A te la parola. Ma Alviano, sappiamo che la mattina in cui Cristo risorge, quando Maria Maddalena va al sepolcro, trova il sepolcro aperto, i soldati romani sdraiati a terra mezzo intontiti, era in piedi solo quel soldato che trafisse Gesù con la lancia nel costato, ma era in piedi nel senso quasi si teneva appoggiato alla sua lancia, però era mezzo tramortito, il sepolcro era aperto e c'era questo angelo seduto sulla pietra che praticamente dice a Maria: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Quindi questa presenza di questi esseri, di questi angeli, è una presenza che non solo la mattina della risurrezione di Gesù, ma sin nei fatti dell'Antico Testamento è una presenza estremamente intensa, estremamente densa di situazioni e di eventi che li coinvolgono. Ora, il problema è che la natura di questi esseri, di questi angeli, la tradizione, ma nemmeno una tradizione biblica, una tradizione basata sulle scritture, è una tradizione che si è imposta nell'arco della storia della religione cattolica in una forma, secondo me, incomprensibile, quasi che qualcuno volutamente abbia giocato un ruolo all'interno di un progetto per far sì che la reale condizione di questa entità non fosse quella che è chiarissima nella scrittura stessa. Intanto, genericamente, quando una persona sente la parola angelo, pensa subito a un uomo con le ali, a un essere con le ali, a un essere incorporeo, a un essere che non ha sostanza. Ora qualcuno mi dovrebbe spiegare come può un essere che non ha sostanza far rotolare la pietra del sepolcro, che era una pietra pesantissima, quindi interazione nella materia c'è. Ma andando anche all'essenza del termine stesso, la parola angelo viene dal latino angelus, che viene dal greco angelos, e non vuol dire uomo con le ali o essere alato, vuol dire messaggero. Quindi gli angeli sono dei messaggeri, cioè sono esseri che portano al mondo, che portano all'umanità un messaggio. Considerate che, come dicevo prima, la presenza di questi esseri è intensissima. Abbiamo che la semplice parola angelo nella Bibbia è ripetuta al singolare oltre 200 volte, al plurale quasi 100 volte, poi abbiamo 58 volte la parola cherubini e 2 volte la parola serafini, quindi questi angeli nella Bibbia hanno un ruolo da comprimari di primissimo piano, non dico da protagonisti, perché il protagonista della Bibbia è Dio, del Nuovo Testamento è Gesù Cristo, ma questi angeli sono presenti sia con l'uno e sia con l'altro. Ora che queste figure, questi esseri siano fatti passare come esseri incorpori è perlomeno strana, perché se andiamo addirittura a uno dei primi libri della Bibbia, che è la Genesi, se andiamo a leggere nel capitolo 18 della Genesi,
Andiamo a vedere che l'Eterno, leggo testualmente, l'Eterno apparve ad Abramo al querceto di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini. E non sto parlando di una Bibbia estratta da qualche contesto, di qualche associazione ufologica, paraspirituale, è una normalissima Bibbia approvata dalla CEI. Quindi è una Bibbia che tutti possiamo avere a casa, quindi questi tre esseri, di cui addirittura uno è Dio, vengono definiti uomini. E la cosa curiosa, se andiamo a leggere il versetto 4 del capitolo 18 della Genesi, Abramo, che dopo aver adorato questi tre esseri, quindi si prostra a terra, dice una cosa che ha poco a che vedere se si trattasse di esseri incorpori, e dice Abramo: «Lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero, io andrò a prendere un pezzo di pane e vi fortificherete il cuore». Ora, qualcuno mi dovrebbe spiegare come può un essere incorporeo, puro spirito, lavarsi i piedi con l'acqua, riposarsi sotto un albero, e addirittura Abramo gli offre un pezzo di pane da mangiare. Ma se andiamo a leggere, proseguiamo a leggere il capitolo 18 della Genesi, questi accettano e dissero: sì, va bene, fa come hai detto. E la Bibbia dice ancora: allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara, che è la moglie, e disse: prendi subito tre misure di fior di farina, impastala e fa delle schiacciate. Poi Abramo corse all'armento, ne tolse un vitello tenero e buono e lo diede a un servo, il quale si affrettò a prepararlo. Prese del burro, del latte, il vitello che era stato preparato, e li pose innanzi a loro, e quelli mangiarono. Ora, il latte, il burro, il pane, la bistecca, mi sembra che di incorporeo in questo incontro ci sia molto poco. Poi al versetto 16 la Bibbia cita: poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma. Allora l'Eterno rimane con Abramo, e lì avviene tutta una discussione, diciamo una trattativa, la chiamerei quasi, dove Abramo, che comprende che questi esseri sono venuti a fare giustizia delle città peccatrici di Sodoma e Gomorra, quindi l'Eterno si trattiene con Abramo e i due esseri, gli altri due, vanno verso Sodoma. Se andiamo a prendere il capitolo 19 della Genesi, al versetto 1 vengono chiamati angeli. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. E Lot cosa fa? Esattamente quello che ha fatto Abramo. Non appena li vede, va incontro a loro, gli offre ospitalità, vi laverete i piedi, gli prepara un banchetto, fa cuocere gli azimi, e questi mangiano di nuovo. Ora, se uno dei libri diciamo iniziali della Bibbia, fondamentale, che è la Genesi, questi esseri che sono angeli, quindi messaggeri, vengono chiamati uomini, se questi esseri mangiano, si riposano, si lavano i piedi, qualcuno mi spiegasse perché nella mente, nella cultura cattolica, gli angeli sono diventati degli esseri spirituali e incorporei, laddove invece la Bibbia ci dice esattamente l'opposto, cioè che questi esseri sono anche fisici, non sono solo spirituali, sono anche fisici. Quindi c'è una distorsione spaventosa, incomprensibile nella cultura del cattolico medio, che pensa che l'angelo è un essere puro spirito, e invece nella scrittura, che è la base della nostra religione, questi esseri mangiano, bevono, si riposano. Ecco. È incomprensibile questo fatto che sia così. Ecco. Quindi c'è qualcosa c'è qualcosa, Alviano, scusami, sto terminando. Sì, no, prego, prego. Di queste figure è stato, secondo me, volutamente occultata la vera natura, e vera natura di cui oggi forse si potrebbe capire qualcosa, perché se andiamo al versetto 60, al paragrafo 60, versetto 8 di Isaia dice questa frase: chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaie? Quindi questi esseri volano. Ma volano come? Anche per capire, mi sembra che abbia una traduzione, certo, abbia una visione
Ecco, la visione di Ezechiele è un po' complicata perché Ezechiele vede tutta una serie di fenomenologie da lui difficilmente interpretabili, ma senza voler andare a un passo così complicato come quello di Ezechiele, mettiamo insieme il capitolo 18-19 della Genesi, poi mettiamo il capitolo 60, versetto 8 di Isaia, poi prendiamo il libro dei numeri e andiamo al capitolo 9, versetti 15-22. Siccome Isaia dice che questi esseri volano, nel capitolo 9 leggiamo, versetto 15, nel giorno in cui la dimora fu eretta, la nube coprì la dimora, ossia la tenda della testimonianza. Alla sera questa nube aveva sulla dimora l'aspetto di un fuoco che durava fino alla mattina. E così avveniva sempre, la nube copriva la dimora e di notte aveva l'aspetto del fuoco. Poi, qui siamo nell'Esodo, quindi è il momento in cui gli ebrei sono, grazie a Mosè, sfuggiti alla schiavitù degli egiziani e stanno attraversando il deserto per andare verso la terra promessa, e c'è questa, tra virgolette, nube che li guida. E questa nube di notte ha l'aspetto di un fuoco. Ora fatemi vedere voi una nube che di notte abbia l'aspetto di un fuoco, a meno che non ci sia un temporale. E dice ancora numeri 9. Dove la nuvola, allora tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli israeliti si mettevano in cammino. Dove la nuvola si fermava, in quel luogo gli israeliti si accampavano. Saltiamo al versetto 22, dice, se la nube rimaneva ferma sulla dimora 2 giorni, 1 mese o 1 anno, gli israeliti rimanevano accampati e non partivano. Qualcuno ha mai visto una nube che rimane un anno ferma da qualche parte? Quindi evidentemente questa nube è un qualche cosa che vola, viene chiamata nube perché quel popolo agropastorale non ha assolutamente le minime basi di tecnologia, ma è un oggetto volante, quindi c'è qualcuno che già nell'antico passato vola usando dei mezzi che di notte hanno l'aspetto di un fuoco. Oggi noi tutti conosciamo benissimo l'effetto luminoso generato da questi mezzi straordinari che noi chiamiamo dischi volanti. Quindi al di là di capire poi cosa sia realmente il disco volante, perché poi ci sono differenti tipologie e differenti sviluppi, è evidente che qui non si sta parlando di fenomeni naturali, è evidente che gli angeli non sono solo puro spirito, ma mangiano, bevono, si riposano, quindi questa realtà va assolutamente rivista oggi che c'è stata da parte dell'umanità un'enorme evoluzione culturale, scientifico-tecnologica. Non possiamo rimanere ancorati a uno staticismo cristallizzato e vedere le cose come le vedeva un uomo di 2-3 mila anni fa. Ci dobbiamo evolvere, quindi questa evoluzione da parte della religione nello spiegare i temi di cui essa è portatrice non c'è stata. Non c'è stata assolutamente, per cui oggi questa diciamo freddezza, questa mancanza di interesse generale, questo laicismo dilagante, materialismo dilagante, è anche colpa di questa mancata di questo mancato adeguamento della religione alla evoluta comprensione e sviluppo scientifico dell'umanità. Quindi sì, questo bisogna rivederlo, bisogna capire e bisogna anche conoscere le scritture, perché io credo che questi passi che io ho letto praticamente li conoscano pochissime persone. Ecco, guarda Pier, io devo dire e penso che chi in questo momento ti ha ascoltato leggere, facilmente può lasciare andare quella visione un po' favolistica che ancora oggi circonda la lettura di molti passi della Bibbia, forse del Vangelo un po' meno, ma senz'altro moltissimo della Bibbia. Abbiamo proprio una immagine favolistica e questa concretezza, io spero che molti abbiano colto la grande concretezza che emerge dalla lettura delle traduzioni che tu hai fatto di testi che sono ufficiali, come tu hai detto. Assolutamente. Se andiamo al Vangelo, ci sono delle cose che Cristo dice
che sono avvenute e che devono essere anche queste comprese. Ad esempio, in Giovanni 14, anzi no, andiamo prima a Giovanni 10, cerchiamo di essere cronologici. In Giovanni 10 il Signore dice: io ho altre pecore che non sono di questo ovile, e anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Quindi il Signore non ha solo il gregge di questo mondo, ha anche altre pecore di altri ovili. E quali sono questi ovili? Lo possiamo intendere andando in Giovanni 14: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Ora, nel greco il termine esatto è proprio dimora, perché in alcuni Vangeli vi è scritto stanza. Vi sono molte stanze, ma la stanza può essere vuota, può essere un luogo vuoto. Io ho una casa, una seconda casa, che arco anno le stanze sono vuote, ma la dimora è dove abito, dove c'è gente, quindi vi sono molti luoghi abitati, e continua. Se no, perché vi avrei detto che vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, vengo di nuovo, vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il Signore è venuto, lo sappiamo, se n'è andato, lo sappiamo, ha detto che sarebbe tornato e qui lo dice, e quindi il Signore va da qualche parte dove probabilmente ci sono queste altre pecore a fare qualcosa, e poi dice: vi porterò con me. Quindi ci sono cose che dobbiamo spiegare. Ora, se dal Vangelo di Giovanni andiamo al libro dell'Apocalisse e prendiamo il capitolo 7, versetto 5-6, questo versetto parla della bestia che proferirà parole d'orgoglio, bestemmie, e dice che questa bestia proferirà bestemmie contro Dio, bestemmierà il suo nome e la sua dimora, e poi dice: contro tutti quelli che abitano in cielo. Io dubito che la Bibbia stia parlando di passerotti e di rondinelle, quindi c'è qualcuno che in cielo vive. In cielo sappiamo che c'è il regno di Dio, nel regno vi sono dei sudditi, sudditi sono esseri umani, quindi il regno di Dio che sta nei cieli è un regno dove ci sono delle dimore, che sono gli altri greggi che Gesù deve condurre, perché Gesù Cristo è il re dell'universo, e vivono nei cieli, cioè nell'universo. E se andiamo a vedere anche il massimo teologo del cristianesimo, che è San Paolo, prendendo la lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 2, Paolo dice: non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Ora, tornando ai discorsi che ho fatto all'inizio, se gli angeli avessero le ali, questa frase di Paolo non avrebbe senso, perché chiunque, sentendosi bussare la porta, la apre, si trova davanti un uomo con le ali, capisce che c'è un angelo. Invece, bravissimo, se Paolo dice: qualcuno ha accolto degli angeli senza saperlo, evidentemente, rifacendoci al capitolo 18 e 19 della Genesi, che questi uomini sono uguali a noi, non hanno le ali. L'ala è il simbolo del volo, perché Isaia dice: chi sono coloro che volano? E non è un caso che negli stemmi, nei gagliardetti delle pattuglie o degli aviatori, quindi delle pattuglie aeree, dei gruppi aerei o degli aviatori, vi è l'ala, perché l'ala è il simbolo del volo. Quindi iconograficamente l'artista che deve fare la statua, che deve fare il quadro dove c'è un uomo e un angelo, essendo tutti e due uomini, come fa a distinguerli? Ci mette l'ala. All'angelo gli metti le ali, perché l'ala è il simbolo del volo. Ma questo discorso, Alviano, non è un discorso che appartiene alla nostra religione, perché in realtà i messaggeri di Dio sono ben presenti nelle antiche culture. Nella cultura classica gli esseri alati sono presenti, quindi abbiamo ad esempio Hermes, che è proprio il messaggero degli dei, che per i romani diventerà Mercurio. Sappiamo che ha le ali sul copricapo e le ali alle caviglie, ma vi sono nella cultura religiosa ellenica molte divinità alate. Abbiamo la dea Naiche, che è alata, abbiamo la dea Iride, che è una dea alata. Se poi andiamo anche nella cultura egizia, abbiamo anche qui gli esseri alati, abbiamo la dea Maat, che è alata, abbiamo la dea Iside, che è alata. Se poi ci spostiamo ad altre civiltà, come quella siro-babilonese, abbiamo anche qui gli esseri alati. Per fare un esempio, un nome, il dio, il semidio assiro-babilonese, Apkallu, è un essere alato.
se poi ci spostiamo addirittura e andiamo a vedere le rappresentazioni di queste divinità, di una civiltà che noi non abbiamo mai incontrato perché è scomparsa molti secoli prima del nostro arrivo nelle Americhe, sto parlando dei Maya, nella città di Ekbalam vi è un complesso statuario dove sono presenti delle divinità alate Maya, nella città di Ekbalam. E quindi anche i Maya, che hanno evidentemente conosciuto questi messaggeri provenienti dal cielo, li hanno rappresentati con le ali, ma sono di forma umana, cioè sono degli esseri umani con le ali, ma non perché, ribadisco, avessero le ali, ma perché questi esseri vengono da fuori, vengono in volo. Quindi c'è, al di là, diciamo, del volerci irrigidire nel concetto prettamente fantascientifico dell'extraterrestre, che dobbiamo assolutamente approfondire e capire, perché se no non stiamo dicendo che gli angeli sono semplicemente degli astronauti di altri mondi, sono qualcosa di molto più. Ma per comprendere questo noi dovremmo capire anche profondamente la vera natura dell'essere umano e la vera natura dello spirito e l'evoluzione dello spirito i suoi cambi quantici, tutte cose di cui noi non sappiamo nulla, per quanto ben presenti nella stessa teologia e cultura cattolica. Quindi c'è molto da rivedere, molto da studiare, perché, Alviano, la maggior parte delle persone ha una cultura religiosa da trasmissione orale, cioè pratica una religione per sentito dire. Quindi mediamente le persone hanno dei concetti religiosi che sono state trasmesse loro dal catechista o dal prete. Sì. Ma il catechista e il prete queste cose le hanno lette, le hanno capite. Perché deve esistere un catechismo laddove noi invece abbiamo la scrittura, che era già da sola completa per poterci dare indicazioni sulle cose? Se la scrittura è la parola di Dio, perché noi ci dobbiamo inventare il catechismo stravolgendo tutto e alla fine ci ritroviamo che manco conosciamo ciò che è scritto nelle scritture? Quindi quando io parlo nelle conferenze e presento questi passi dell'Antico e del Nuovo Testamento, tutti rimangono a bocca aperta perché non si aspettano che nella scrittura sia presente tutto questo. Io ti ho invitato, abbiamo ancora dei minuti, io ti ho invitato proprio per questa capacità che hai di rendere concrete, di portare proprio sul piano concreto questi concetti. Hai fatto molto bene a spiegare che alcune figure vengono espresse con le ali per distinguerle proprio dagli uomini. Tra l'altro io ero rimasto molto colpito una volta dall'inizio proprio della nascita di Gesù su Matteo, quando si parla della stella cometa. Noi la mettiamo in cima alla grotta, noi mettiamo una stella cometa, ma forse potresti commentare tu meglio di me quel passo in cui quello è un mezzo extraterrestre. Che cosa vedono i magi? Allora, innanzitutto la stella cometa, oggi noi sappiamo benissimo che le stelle sono dei soli, e i soli hanno dimensioni gigantesche rispetto ai pianeti, sono estremamente, enormemente più grandi, quindi è assurdo pensare che un sole esca fuori dal suo sistema solare e si metta a guidare i magi che vanno a rendere onore, ad adorare il bambino Gesù appena nato. Quindi è qualcos'altro. Qualcuno dice una meteora, ma questi uomini hanno percorso più di 5.000 chilometri per andare a Betlemme, quindi una meteora che evidentemente rimane in cielo per mesi, per i mesi necessari. Può dare, certo. Qualcuno, sì, qualche astronomo si lancia in elucubrazioni senza capo né coda, che erano delle stelle di qualche costellazione, ma le stelle sono fisse nel cielo, al massimo sorgono e tramontano, quindi di cosa stiamo parlando? Perché la scrittura dice che la stella si ferma sopra la capanna. Esatto. Non è una stella che rimane in cielo, si ferma sopra la capanna, quindi questa stella è qualcos'altro, è evidentemente dal mio punto di vista un mezzo che questi esseri utilizzano
per segnare il cammino, così come fecero nell'esodo con il popolo ebreo che li guidarono per 40 anni fino ad arrivare alla terra promessa. Evidentemente lo stesso tipo di mezzo che di notte è un mezzo luminoso appare come un mezzo infuocato, quindi luminoso. Ricordiamo che fuoco non significa fiamma, stiamo ragionando di 2000 anni fa, laddove la luce era prodotta o dagli astri o era prodotta, i fenomeni luminosi, dal fuoco, non c'erano altre sorgenti luminose, al massimo i fulmini. Quindi laddove c'è effetto luminoso, per l'uomo dell'antichità c'è un fuoco, per questo si parla di questi nubi infuocate, ma in realtà sono dei mezzi o sono delle cose che emettono luce. Quindi bisogna comprendere questo. Quindi, siccome gli angeli poi annunciano la nascita di Cristo ai pastori, quindi sono presenti anche nell'ambito della Natività, come sono presenti nell'Annunciazione, è evidente che coloro che guidano i re magi alla capanna o comunque a rendere omaggio al bambino Gesù sono gli angeli, e sono gli angeli sulle loro nubi di luce. Ora, che sia stata chiamata stella o stella cometa, va bene, ma è sempre un qualcosa che emette luce. Se comunque vogliamo dalle scritture fare un salto in tempi più moderni, e quindi entriamo per esempio nel fenomeno della veggenza, andiamo a prendere la stigmatizzata Teresa Neumann tedesca. Lei era spesso accompagnata durante le sue estasi da un biografo, testimone biografo, che era Johannes Steiner. Steiner, ovviamente di cultura cattolica, anche lui pensava che gli angeli avessero le ali, e quindi glielo chiede alla Neumann. Laddove la Neumann aveva appena assistito in una visione all'episodio dell'Annunciazione alla Vergine Maria, che avrebbe partorito il Figlio di Dio, una volta che lei si riprende, Steiner le chiede: ma l'arcangelo Gabriele aveva grandi ali? E lei gli risponde: ma che cavolo ti viene in mente? Gli uomini luminosi non hanno bisogno di ali. Gli uomini luminosi non hanno bisogno di ali. Quindi c'è un uomo luminoso, cioè un essere di luce, che è evidentemente dotato di capacità e di poteri a cui noi ancora non siamo arrivati. Quindi l'uomo luminoso appare davanti a Maria, la saluta: saluti a te Maria purissima, e le annuncia la sua miracolosa gravidanza. Quindi gli uomini luminosi sono evidentemente questi esseri, questi angeli di cui la cultura ci è stata trasmessa in una forma, o diciamo la definizione ci è stata trasmessa in una forma estremamente errata. Se andiamo al fenomeno del contattismo e partiamo da uno dei padri del contattismo moderno, cioè di persone che hanno avuto incontri con questi esseri, George Adamski, riporto testualmente nel suo libro I dischi volanti torneranno, a pagina 117, Adamski dice: ho condotto delle ricerche sull'argomento anche perché gli stessi extraterrestri che ho incontrato mi hanno parlato spesso delle loro visite compiute sulla Terra nei tempi biblici. Quindi il contattismo moderno lo dice, e a pagina 29 addirittura dice ancora: se dobbiamo accettare come verità la Bibbia e gli insegnamenti del clero, è giunto ormai il momento di provare che lo sono, cioè le apparizioni dei dischi volanti stanno compiendo le profezie. Quindi i dischi volanti sono quelle famose nubi bibliche di cui abbiamo letto nei passi dell'Antico Testamento. E veniamo a quello che è stato il mio padre spirituale Eugenio Siragusa, che lo dice testualmente, che gli angeli di ieri sono quegli extraterrestri che oggi stanno visitando il mondo, e non sono esseri, diciamo, che possiamo identificare o definire semplicisticamente come astronauti di altri mondi. Sono esseri multidimensionali, dotati di tecnologie, di capacità scientifiche, anche di poteri personali per noi oggi incomprensibili. Quindi gli alti reami dell'evoluzione dello spirito umano, da noi ancora non sondati, che sono rimasti cristallizzati in determinate terminologie religiose, oggi li possiamo comprendere alla luce della scienza e della nuova evoluzione dell'umanità. Ma questo è un compito che a tutt'oggi la religione si rifiuta di fare. Quindi Eugenio dice: gli angeli messaggeri stanno adempiendo quest'opera, e lo spirito di verità di cui questi esseri fanno parte
quindi spirito di verità, perché gli stessi extraterrestri o angeli ci stanno spiegando la loro natura e il perché della loro presenza, quindi lo spirito di verità alita fra gli uomini in questi tempi in cui sono più che visibili i segni profetici. Quindi Eugenio disse: questo è il mio compito, parlarvi degli extraterrestri così come loro desiderano, come Eugenio li ha conosciuti e come spera, dice Eugenio, che anche voi presto li conoscerete. Voglio terminare, se me lo permetti. Ah, certo, abbiamo ancora Albiano. Ti volevo fare anche un'altra domanda. Sì, sto chiudendo, diciamo, questo arco temporale che dall'antichità arriva ai nostri giorni, e voglio chiudere con la figura di Giorgio Bongiovanni, discepolo o studente, diciamo così, allievo come me di Eugenio Siragusa, che vive ormai da quasi 30 anni la straordinaria esperienza di essere uno stigmatizzato e anche un contattato dagli extraterrestri, cioè dagli angeli. Quindi gli angeli chi sono? Sono quegli esseri che Cristo indica a Pietro quando nell'orto del Getsemani Gesù dice a Pietro: non ho bisogno che tu mi difendi con la tua spada, perché chi di spada ferisce di spada perirà, perché se io lo volessi chiedo al Padre mio che mi manda più di 12 legioni di angeli. Quindi gli angeli sono esseri anche fisici che hanno potere, che potevano intervenire nel momento che Cristo viene catturato per liberarlo. Infatti nell'apparizione che Giorgio ha avuto a Fatima, dove è stato stigmatizzato il 2 settembre 1989, la Santissima Vergine gli dice a Giorgio: Giorgio, devi, nella missione che io ti affido, spiegare al mondo che la presenza extraterrestre ha un valore messianico, cioè questi esseri, la loro presenza, la presenza extraterrestre è un segno escatologico che indica che siamo nel tempo della seconda venuta di Gesù. Così come nelle scritture Antico e Nuovo Testamento gli extraterrestri, cioè gli angeli, hanno apparecchiato le manifestazioni divine, la stessa cosa sta accadendo oggi. Cioè questi esseri sono presenti sulla terra per aiutare l'uomo a prepararsi a quel fatto straordinario che è uno dei dogmi della nostra religione, che è la seconda manifestazione fisica di nostro Signore sulla terra, quindi la seconda venuta di Cristo, che viene per giudicare il mondo e instaurare il regno promesso. Quindi così, come ha detto Adamski, la presenza dei dischi volanti sta portando a compimento le profezie della Bibbia. Ecco, tu hai praticamente anticipato giustamente la domanda che ti avrei fatto io, e che noi parliamo di questi temi perché nella mente dell'uomo di oggi la presenza di esseri che vengono da uno spazio fuori della Terra è una presenza spirituale, di valori spirituali, legata ad un messaggio che è arrivato 2000 anni fa con Gesù, e questi sono portatori, accompagnatori di questo messaggio. Quindi noi dovremmo guardare queste entità, questi esseri che vengono da fuori con l'atteggiamento, diciamo, abbiamo da imparare, questi sono esseri molto più evoluti di noi, che seguono un'etica spirituale. Assolutamente sì, sono portatori di un messaggio di altissimo valore etico spirituale, e vengono a ricordarci che quello che Cristo ci ha portato, e qui entro anche in quella stupida diatriba se Cristo è esistito veramente, non è esistito veramente, se Cristo è romano, non era romano, ma se noi andiamo a vedere almeno una volta quello che è scritto nel Vangelo. Il Vangelo è il libro dove Cristo spiega la legge universale, e la legge universale non è una legge di codici scritti su una pagina di carta. La legge universale sono quelle leggi, quelle forze naturali che gestiscono, regolano l'evoluzione dello spirito dell'uomo. Noi abbiamo le leggi scientifiche che regolano l'evoluzione e la crescita fisica dell'essere umano e del mondo naturale, ma esistono anche le leggi che regolano l'evoluzione e l'esistenza spirituale dell'uomo. Di queste leggi noi non ne sappiamo nulla, quindi questo l'uomo ancora non l'ha capito. La nostra vita, nascita, morte, post mortem, è regolata da leggi inviolabili, che ci piaccia o meno, che ci crediamo
vogliamo o meno, noi siamo assoggettati a queste leggi che ci fanno crescere, ci fanno invecchiare, ci fanno morire. E se noi andiamo a dare un'occhiata puramente razionale, con tutti i credo religiosi che esistono nel mondo, ma qualsiasi sia il credo religioso degli esseri umani, mettendoci dentro pure gli atei che non credono a nulla, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, quindi siamo soggetti a leggi. Questo lo dobbiamo capire. Il nostro comportamento, le nostre azioni comunque comportano sempre una responsabilità e un effetto nella nostra vita, non possiamo sfuggire, non è un fatto di credo, è un fatto scientifico, è un fatto di leggi naturali. Io posso anche non credere alla legge di gravità, ma se mi butto dal quarto piano mi sfracello al suolo. Queste leggi regolano la vita dell'uomo, noi siamo soggetti a queste leggi, e se noi non capiremo questo, Alviano, noi non ci evolveremo e ci autodistruggeremo, o se non ci autodistruggeremo comunque soffriremo, così come l'umanità soffre da migliaia di anni. Quindi questi esseri vengono a ricordarci questo, perché loro, grazie all'osservanza di queste leggi, si evolvono ininterrottamente da miliardi di anni, inficiando la legge delle probabilità, tale per cui una civiltà prima o poi si dovrebbe autodistruggere. Quindi con la conoscenza della legge che regola la vita umana e spirituale dell'uomo, noi possiamo volgere a nostro favore positivo la legge del karma o legge di causa-effetto che disservoglia. Questo è il messaggio potentissimo e preziosissimo che questi esseri ci portano e ci rammemorano che ci è stato già portato 2000 anni fa da nostro Signore Gesù Cristo. Cristo lo dice: io sono venuto, non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a completare la legge e i profeti, cioè le profezie. Ma sta legge chi ce la insegna, Alviano? Io non ne sento parlare nei templi di pietra dove gli uomini si riuniscono nel nome di Dio. Nessuno ci insegna la legge. Si parla di fede, si parla di questo atteggiamento emotivo verso Dio, che bisogna voler bene a Gesù, ma io posso anche voler bene al mio professore. Ma se sono un somaro nella materia che lui mi insegna, il professore, con tutto l'amore che io gli posso volere, mi boccerà, e Cristo ci boccerà se noi non comprendiamo che dobbiamo rispettare la legge, ama il prossimo tuo, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. O l'uomo comprenderà questo e lo porrà in essere, o noi periremo tutti, e Cristo ce lo dice chiaro. Guarda, allora Pier, intanto grazie della grande logica con la quale sei sempre in grado di esprimere i tuoi concetti, ma anche dell'intensità emotiva, sentimentale che li sorregge, e vorrei darti giusto un minuto, perché è di grandissimo interesse, diciamo, per chi ci ascolta, come può fare per seguire le cose che tu dici e sì, quello che tu puoi offrire. Molto volentieri, Alviano, perché quello che io faccio io lo sento come una missione, un atto d'amore verso i miei simili, per aiutarli a uscire da questo pantano di ignoranza e di sofferenza nel quale da migliaia di anni ci dibattiamo e non riusciamo a uscirne. Quindi io rendo disponibili a chi me ne fa richiesta la mail info@piergiorgiocaria.it 18 libri, che sono libri dove ci sono i messaggi di questi angeli e anche di Nostro Signore e della Santissima Vergine. Sono messaggi sulla legge, sono messaggi di analisi della nostra società, cause e rimedi dei problemi che abbiamo, sono messaggi profetici che dicono e spiegano il futuro dell'uomo. Quindi chi me ne fa richiesta, ripeto la mail info@piergiorgiocaria.it, gli mando gratuitamente questi 18 libri in formato elettronico. Poi c'è il mio canale YouTube, Piergiorgiocaria59, dove ci sono tantissime conferenze, comprese intere conferenze di ore, dove io spiego questi discorsi che abbiamo accennato oggi, con documenti, con riferimenti, con testimonianze, eccetera. Quindi iscrivetevi al canale e vedetevi queste conferenze, e vedrete che tantissime cose che fino a ieri o fino a oggi vi sono rimaste misteriose, finalmente vi appariranno in una luce logica, in una luce scientifica, perché oggi noi siamo nell'era della conoscenza. Siamo entrati nell'era dell'acquario, e ciò che ci darà coscienza è la conoscenza con scienza. Coscienza con scienza. Conoscenza.
Noi abbiamo bisogno di conoscenza. L'era della fede cieca deve terminare, perché la fede cieca ci ha cacciato in un vicolo cieco di odio, di violenza, di guerre, di fame, di povertà, di inquinamento, dal quale non riusciamo a uscire, e i nostri leader ciechi, accecati di potere, ignoranti totalmente di queste tematiche, ci stanno conducendo con la nostra complicità. Ci stanno conducendo a una catastrofe senza precedenti. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché l'attuale crisi che c'è tra Oriente e Occidente rischia di sfociare in una terza guerra mondiale nucleare. Ed è quello che questi esseri messaggeri, questi angeli, stanno tentando disperatamente di impedire, dandoci lume di conoscenza che ci dà lume di coscienza. Guarda, Pierre, ti saluto e allo stesso tempo ti abbraccio forte per la grande intensità con la quale riesci sempre a trasmettere queste cose, queste informazioni. E quindi ti ringrazio, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, do anche a te la possibilità di ringraziare, e dopo passiamo la linea a Massimo Bonella. Grazie Alviano, sempre gentilissimo, sei un carissimo amico, per cui grazie mille di permettermi di esprimere questi importantissimi concetti, queste importantissime conoscenze che possono fare della nostra vita finalmente quel viaggio meraviglioso che tutti sogniamo. Quindi vi abbraccio con tantissimo affetto e vi auguro che anche voi siate partecipi di questa meravigliosa realtà, voi cari ascoltatori che ci state ascoltando. Un abbraccio a tutti quanti. Un saluto e a te Massimo. Grazie Alviano, ecco anche da parte mia un grazie all'ospite, a Pier Giorgio Caria, reportagista, documentarista, per questa, a mio avviso, eccellente spiegazione che nessuno mai ci spiegano queste cose qui se non proprio Pier Giorgio Caria, quindi un doppio grazie. Veniamo alle notizie in coda allo speciale. Ci è arrivata proprio una gravissima notizia pochi minuti fa qui in redazione. Si tratta di un grave incidente sul lavoro in località Porto Marghera, Venezia. Un operaio di 55 anni è morto travolto da un tir che era in fase di manovra, stava uscendo da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, nella zona industriale di Porto Marghera, dove si sta effettuando l'asfaltatura. Da una prima ricostruzione dalla polizia locale, la vittima si trovava in un angolo cieco, fuori dalla visuale del tir, quando è stato travolto e schiacciato. L'allarme è stato lanciato da un suo collega, ma l'operaio è morto praticamente sul colpo. Il conducente del tir ha 36 anni. Rimanendo sempre in tema di incidenti sul lavoro, per quanto riguarda l'esplosione che c'è stata a Livorno, a tutt'oggi sono indagate 10 persone. Ci sono altre notizie da dare. Dunque ci arriva infatti una news dal nucleo guardie zoofile di Vicenza. In una decina di giorni le guardie zoofile dell'ENPA di Vicenza chiudono il cerchio intorno al cacciatore che ha freddato il cane Atos e lo denunciano alla Procura della Repubblica per animalicidio. Adesso abbiamo un'altra notizia, diciamo, positiva, fortunatamente. Ecco, l'emittente televisiva Telemare di Gorizia è visibile in tutto il Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto orientale. Per vederla potete sintonizzarvi sul canale 18 del digitale terrestre. Dunque, viste le modifiche apportate in questi ultimi tempi, si rende necessario risintonizzare il proprio decoder o televisore. Quindi mi raccomando, sul canale 18 del digitale terrestre, MUX 60, ecco, per coloro che ci seguono dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto orientale, possono sintonizzare l'antenna, a meno che non ce l'abbiano già sintonizzata, su Piancavallo, verso la zona, diciamo, la direzione di Pordenone. Vediamo se abbiamo altre notizie
da darvi per quanto riguarda il sito locale, la web locale Radio Vallichiana del circuito Radio Sirius TV, vi segnalo un comunicato informativo importante da parte di Siena Città Aperte. Si parla di mostre, opere di giovani artisti, poi a seguire il settimanale Pianeta Oggi Report con l'intervista all'artista Gianluca Mancuso in collaborazione con Amnesty International. Si parla di Bosnia, di come sono state trattate le donne in quella zona, in modo particolare si rifà a un racconto di una macabra esperienza, di una triste esperienza di una donna bosniaca. Quindi ci sono tutte le varie interviste ai personaggi. Poi le rassegne stampa a cura di Radio Sirius TV. Alle 19.57 è tutto, ringrazio ancora gli ospiti per essere intervenuti, ringrazio la regia stasera di turno Modena, grazie a voi che ci avete seguito, a voi tutti buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.